volo in questo esercizio, che questo per quanto possa essere semplice e stupido come esercizio, ma vi dà subito l'idea di una, se il ragazzo ha un minimo di capacità di salto. Per aumentare un attimino la capacità, il tempo di volo, ci inseriamo le braccia. Come le inseriamo le braccia? Facendogli fare una bella circonduzione. Quindi sotto facciamo la stessa cosa e sopra usiamo le braccia facendo una circonduzione. Per dire, così. Proviamo. Andiamo. Ognuno di voi prova a sentire un attimino se aumenta il tempo di volo. Sembra di stare più in aria. Ho la sensazione di volare. E perché aumenta il tempo di volo? La funzione delle braccia ti passa un po'. No, detto così, aspetta. Detto così come l'hai detto, sembrerebbe quasi che uno sta volando. Non è proprio così, insomma. Siamo con la spinta delle braccia. Che cosa? Siamo con la spinta delle braccia. No, sai cosa c'è? È che viene associato il movimento, la circonduzione delle braccia all'appoggio a terra. E quindi involontariamente, senza che tu voglia farlo, nel momento in cui vai a inserire la circonduzione, in maniera automatica spingi di più. Spingi di più perché il tempo per la circonduzione è maggiore rispetto a quello del tempo del volo, e quindi di conseguenza per adeguamento lo fai. Riprovateci, vedete un pochino se è vero. Andiamo! Visto prima. Andiamo avanti. Allora, adesso facciamo due passi stacco. Giocherai pure a calcio, però. Però. Allora, due passi stacco, ricadendo sullo stesso arto di stacco. Due passi come? Ce lo fate vedere? Passeggiando. Destro, sinistro, stacco con il destro, con il sinistro. Se voglio. Allora, vi ripeto l'esercizio. E provate a farlo, poi io non faccio vedere, ci mancherebbe. Però tu prova a farlo. Due passi stacco. Staccando con il sinistro o con il destro e riatterrando con lo stesso piede con il quale avete staccato. I due passi vengono fatti passeggiando, camminando. Sempre con lo stesso. Sempre con lo stesso. Ok, sì. Forza. Però quando è fatto? Così, bravo. Sì. No, è sempre la stessa che sta. Andiamo. Forza. Bene. Chiaro, Antonio camminando. Luca camminando. Bandana, come ti chiami? Io. Scusami. Isma. Se non, l'altra volta era tre.
facevi 1, 2, 3, poi facevi stacco, era 1, 2, 3, e il quarto passo era quello dello stacco. Non ne contava 3. Te lo faceva fare ricadendo sullo stesso arto o alternato? Sullo stesso arto. No, no. Allora, tenete presente una cosa, che non è una regola fissa, però normalmente le andature che prevedono la ricaduta sull'arto libero, quindi sull'altro arto che, con il quale si è staccati, prevedono più un avanzamento e quindi sono più proiettate verso le discipline salti in estensione. Le andature che prevedono la ricaduta sullo stesso arco con il quale si stacca sono più orientate verso i salti in elevazione. D'accordo? Quindi noi non facciamo, io do per scontato che voi stamattina abbiate fatto un passo stacco, tre passi stacco, sì, anche due passi stacco, ma atterrando con l'altro arco. Sì. Io adesso vi sto chiedendo un'altra cosa, un'altra esercitazione, che va a intrecciarsi su quelle che avete fatto stamattina. D'accordo? Quindi, due passi stacco, ricadendo sullo stesso arto con il quale staccate. È sempre lo stesso. E viene fuori sempre lo stesso. Così come nel passo stacco che avete fatto stamattina, veniva fuori questo. Era questo. No? Adesso vi chiedo questo. Questo. Ok? Andiamo. Dai. Benissimo. Bene. Andiamo. Così. Però non senza avanzamento, senza troppo avanzamento. Camminando. Bene. Perché noi quando stamattina non ho fatto apposta? Lascia pulire le braccia, dopo.